questa volta riguarderà una video recensione. Ci tengo particolarmente perché questo manga mi ha colpito molto. Come avete visto dal titolo, parlo del mondo di là. In giapponese, il titolo giapponese, come riportato poi sulle copertine di ogni albo, è Ran Tua Hairo no Sekai. Non so cosa significhi letteralmente, quindi io mi baso sul nome riportato da J-Pop. Infatti questo è stato pubblicato, la serie è stata pubblicata da J-Pop in 7 volumi ed è l'autrice Aki Irie. Irie che è molto amica, se non sbaglio, di Kaoru Mori, però mi potrei sbagliare perché non sono andata a controllare. Ran ha avuto uno stop di tantissimo tempo dopo il terzo volume, perché J-Pop ha fatto uscire tutto in sequenza per i primi 3 volumi e poi non si è più saputo niente. Per questo io pensavo, o si pensava, si vociferava che il fatto che sia stata interrotta la pubblicazione in Italia, invece poi ha ripreso e si è concluso, fortunatamente, perché è un manga strepitoso. Ran Uruma fa parte di una famiglia di stregoni che da molto tempo, le streghe e stregoni, che da molti anni si occupa della protezione sia del mondo delle streghe che del mondo degli umani. Infatti la madre Shizuka è la strega più potente, mentre il padre Zen fa parte dei corvi che praticamente proteggono insieme alla madre la terra e il mondo delle streghe. Tutte e due quindi sono incaricate di proteggerlo, ma in questo frangente dove è collocata la storia è Shizuka che si occupa di proteggere la terra e quindi deve stare lontana dalla sua famiglia. Per questo Ran vive sia con il padre che con il fratello Jin, un fratello maggiore che anche lui ha dei poteri. Essendo ancora piccola, Ran non riesce a gestire i propri poteri e non riesce a svilupparli in modo nel modo migliore, però è riuscita a stregare delle scarpe da tennis che la fanno diventare adulta. Quando diventa adulta capita erroneamente, lei voleva andare dalla madre, voleva cercare di raggiungere la madre perché gli mancava, essendo una bambina di 10 anni parliamo, perché diventando adulta gli si amplificano i poteri e quindi ha cercato da adulta di raggiungere la madre volando, però è caduta in un giardino e quel giardino è di Otaro. Otaro è un giovane rampollo di una famiglia, quindi di imprenditori, è una persona viziata, scontrosa, sicura, molto sicura di sé, che quando vedranno pensa di conquistarla facilmente. In realtà non è così, anche perché lui non sa che si tratta di una bambina di 10 anni. E quindi la storia di Ran ruota attorno all'inizio questa relazione tra Otaro e Ran, e Ran e Ibi, che è un compagno di scuola che la perseguita. All'inizio così, poi c'è una svolta andando avanti ed è una parte che vi posso dire che non mi è piaciuta, un po' confusionaria della storia, nel senso che non si capisce bene come succedono determinate cose e quindi questo porta un po' di confusione. Cosa mi è piaciuto di Ran? Mi è piaciuto moltissimo, quello che mi ha colpito all'inizio sono le copertine, adesso ve le faccio vedere perché sono veramente particolareggiate, mi ricordano tantissimo i giorni della sposa. Poi la storia è veramente fenomenale, c'è anche del fanservice, però è un fanservice molto leggero, molto carino, che non preoccupa tanto, è comunque una storia per adulti. Ve li faccio vedere perché veramente queste copertine sono già a dir poco stupende e mi hanno colpito tantissimo. Eccole. L'ho acquistata così a scatola chiusa, ma adesso rileggendolo per fare questa recensione me ne sono innamorata perdutamente ancora di più. Vi posso segnalare che il tratto della Irie è veramente morbidissimo, fluido e elegante, infatti mi ricorda molto Kaoru Mori, per questo
mi sembra di aver visto anche delle illustrazioni dell'amore insieme ad Akihiri. È una storia sorprendentemente adulta e ha come punto centrale il dover diventare adulti, voler diventare adulti, cosa comporta tutto ciò e le responsabilità che ci sono. Sono sicura, sono certa che vi entrerà nel cuore Ran, perché non potete non assolutamente non commuovervi andando avanti con la storia. Sicuramente vi affezionerete a tutti i personaggi e sicuramente mi ringrazierete, ve lo dico con il cuore, non lo dico mai perché ognuno ha i propri gusti, naturalmente, ma per chi piace Kaoru Mori o chi piace comunque quello stile lì, ve lo consiglio caldamente perché è una storia veramente sorprendente. Quindi questa è la mia recensione di Il mondo di Ran, edito da J-Pop, è un seinen manga in 7 volumi ad un prezzo di 6,50 euro l'uno, tranne l'ultimo che è un 7,50 euro, però è bello sostanzioso. Quindi spero che questa recensione vi sia piaciuta, al prossimo video, ciao!